Amici e amiche di Volonbrite, siamo qua con Rita Bernardini del Partito Radicale. Si è appena concluso il convegno, insomma, sulla cannabis terapeutica. Volevamo chiederle, il Partito Radicale ha sempre, insomma, fatto propria la battaglia per la legalizzazione della cannabis e quindi anche in parallelo ha fatto propria la battaglia sulla cannabis terapeutica. Com'è cambiata questa battaglia negli anni? Ci sono stati dei risultati, dei cambiamenti di cui possiamo ritenerci soddisfatti in qualche modo? Sicuramente sì, però in Italia dobbiamo sempre aspettare decenni, anche se arriviamo prima dal punto di vista della scienza, intuitivo, eccetera, noi dobbiamo sempre aspettare molto di più degli altri paesi, perché l'Italia non è uno stato di diritto. Se voi pensate che nel 1993, non voglio andare molto indietro nel tempo, ma il popolo italiano in un referendum ha votato per la completa depenalizzazione del consumo, cioè dell'uso personale, beh, da lì si doveva aprire tutta una strada, no? E faccio un esempio. Marco Pannella, chiedendo la legalizzazione, iniziò e fumò, fece la disobbedienza civile in pubblico, uno spinello nel 1975. 3 anni fa la Direzione Nazionale Antimafia ha scritto nella sua relazione annuale al Parlamento, quindi un documento istituzionale formale, che in Italia bisognava procedere nella legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Quindi non so quanti anni sono, ma sono tanti, decine e decine di anni. Non solo, ma la Direzione Nazionale Antimafia è stata censurata, perché questa relazione l'ha fatta per 3 anni di seguito. Nessuno ha chiamato il suo direttore, all'epoca era 3 anni fa, era Roberti, lo è stato per 2 anni consecutivi. Per dire, la commissione antimafia della Camera lo ha chiamato, ma su questo non gli ha fatto nemmeno una domanda, per chiedere il perché. Quindi ci sono evidentemente, a mio avviso, degli interessi che non vogliono arrivare a far gestire questo, che è un mercato che intanto ha 5 milioni di consumatori e che lo Stato italiano, io lo ripeto sempre, ha appaltato alla criminalità organizzata, quindi prendendosi anche la responsabilità di affidare le giovani generazioni a veri e propri criminali e quindi di farli entrare in contatto con la criminalità organizzata. Ecco perché io dico sempre di sì quando Andrea Trisciuoglio mi dice andiamo e facciamo, c'è un convegno, ci sono nuovi amici, eccetera. Perché ascoltare la testimonianza dei malati è fondamentale, dovrebbero capirlo le istituzioni, dovrebbero capirlo i medici, cioè chi deve poi, i legislatori, chi deve poi materialmente fare le leggi e gestire il fenomeno. Il fatto è che oggi in Italia decine di migliaia di malati non riescono ad avere accesso al farmaco ed è per questo che noi disobbediamo e la piantiamo. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi.